Io sono Federico, ho 23 anni e la mia famiglia è composta dalle mie due mamme, mio fratello e mia sorella, che sono gemelli. La domanda che più spesso mi viene fatta quando dico di avere due mamme è: com'è vivere con due mamme? E ogni volta a me spiazza sempre un po' perché per me è la normalità e non è qualcosa che ho anche scelto o abbia fatto uno studio prima su quale tipo di famiglia voglio nascere. Quindi per me è semplicemente la normalità e non ho mai trovato particolari differenze. La composizione familiare non ha mai influenzato la mia vita. Federico Beppato ha 23 anni e due mamme, Elena Mantovani e Giuliana Beppato, che l'ha partorito come poi ha fatto con i suoi due fratelli. A testimoniarlo è anche il certificato di nascita di Federico, su cui sono trascritti i nomi di entrambe le madri. Ma questo riconoscimento potrebbe essere cancellato e nel frattempo non sarà più possibile concederlo a chi nascerà da genitori dello stesso sesso con la fecondazione assistita o la gestazione per altri. Due pratiche che però, come ci spiegheranno in questo episodio Elena Tebano e Alice Scaglioni, hanno pochissimi punti in comune. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 28 marzo, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Elena Tebano, chi è Federico Beppato che abbiamo sentito all'inizio? Federico è proprio l'esempio dei figli delle famiglie arcobaleno in Italia, nel senso che noi in questi giorni stiamo parlando molto di surrogata, ma i bambini nati dalla surrogata perché hanno due padri sono in realtà una piccola minoranza rispetto a tutti i figli delle famiglie arcobaleno. Si parla di 1 a 9. La maggior parte dei bambini, e ormai ragazzi perché i primi hanno anche 20 anni, sono nate da due madri che sono andate all'estero a fare la fecondazione assistita in quei paesi in cui è legale per le coppie di donne, cioè praticamente tutta l'Europa occidentale, e poi hanno partorito i loro figli in Italia, dove sono nati nei nostri ospedali come tutti gli altri bambini. E qual è lo status giuridico di questi bambini o ragazzi? L'Italia non ha mai fatto una legge per riconoscere questi bambini, che quindi all'inizio, nei primi anni, perdevano un genitore alla nascita, ovvero avevano di fatto due genitori, ma sul lato di nascita solo la mamma che li aveva partoriti e l'altra che si prendeva cura di loro aveva bisogno della delega anche soltanto per andarli a prendere a scuola. Le famiglie, di fronte a questo vuoto di tutela, hanno iniziato a rivolgersi ai tribunali, che hanno il compito proprio di intervenire sui casi in cui c'è la violazione di un diritto fondamentale, e hanno ottenuto delle forme parziali di riconoscimento. Una di queste è quella che viene chiamata l'adozione in casi particolari, che non è l'adozione a cui tutti noi pensiamo quando pensiamo all'adozione, ma è un istituto che è stato inventato nel caso ci fossero bambini che di fatto venivano cresciuti o da una zia o da una vicina, qualcuno che se ne prendeva cura quando i genitori erano in difficoltà. Questo istituto giuridico è stato adattato ai figli delle coppie lesbiche per far sì che avessero almeno un minimo legame legale con l'altra mamma. Poi cos'è successo? I sindaci delle città italiane, a cominciare dall'Appendino a Torino, quando era sindaca, hanno iniziato a fare i riconoscimenti alla nascita, basandosi su una norma che vale per le coppie etero che fanno la fecondazione eterologa. Se tu firmi il consenso alla fecondazione della tua moglie quando deve fare la fecondazione con la donazione di seme, tu sei automaticamente padre del bambino che nascerà, anche se non hai legami genetici con lui. Nei casi dei figli delle coppie lesbiche, anche loro vengono concepiti col seme di un donatore, ma a firmare il consenso per farli nascere non è il marito, ma l'altra moglie, l'altra mamma o la partner dell'unione civile, come è in Italia. E quindi i sindaci hanno detto: ok, tu puoi andare a riconoscere quel bambino come farebbe un padre etero e noi ti annotiamo sul suo atto di nascita. A questo tipo di riconoscimenti la Corte di Cassazione ha imposto uno stop. Ed è per questo che in diverse città, prima fra tutte Milano, il prefetto ha imposto lo stop ai riconoscimenti. Quindi adesso che cosa può succedere? Nel 2021, 2 anni fa, la Corte Costituzionale ha detto che questi bambini sono discriminati perché, a differenza di tutti gli altri, non hanno la possibilità di vedersi
riconosciuti anche dalla legge due genitori che nei fatti hanno fin da prima di nascere, perché sono quelli che li hanno voluti far nascere, e quindi ha detto che il Parlamento avrebbe dovuto quanto prima, perché i diritti dei minori sono insopprimibili, trovare una soluzione per colmare questo vuoto legale. Il Parlamento non l'ha fatto e sono intervenuti prima i giudici, poi i sindaci, con soluzioni parziali, perché per esempio appunto quella dei giudici è stata di nuovo fermata dalla Corte di Cassazione, e quindi queste famiglie in qualche modo ripartono da zero di fronte a una mancata risposta della politica che pure la Corte Costituzionale ha sollecitato. Adesso ne sappiamo abbastanza per tornare da Federico e a farci raccontare la sua storia a partire dal concepimento nell'intervista di Francesco Giambertone. Le mie mamme si sono conosciute una trentina d'anni fa e dopo alcuni anni che stavano insieme hanno deciso di effettivamente iniziare a trovare un modo per riuscire ad avere un figlio. Fin da quando si conobbero già sapevano che avrebbero voluto averne uno prima o poi, ma ancora non era chiara la modalità in cui sarebbe potuto rendere possibile ciò. Alla fine degli anni 90 iniziarono a esplorare questo nuovo mondo che era l'internet e trovarono che in America già esistevano delle tecniche che permettevano a due mamme di avere un figlio. Così fecero un po' di ricerca e trovarono anche altre coppie di mamme che stavano cercando di seguire lo stesso iter. In questo modo trovarono una banca del seme che era disponibile per fare quindi l'inseminazione artificiale, e così nel luglio del 99 sono nato io, dopo diversi tentativi. Nei diversi tentativi hanno poi anche affinato la tecnica e in un solo tentativo nacquero poi mio fratello e mia sorella, gemelli, due anni dopo. È molto interessante la risposta di Federico alla domanda sulle possibili difficoltà incontrate in quanto figlio di due mamme. Nella mia personale esperienza, che non per forza deve parlare per tutti, non ho mai avuto nessun problema per il fatto che avessi due mamme, ecco. Anzi, le reazioni che solitamente ottengo quando rivelo questa informazione magica solitamente è di stupore, ma in senso positivo. Quindi mi dicono, ah, ma che figata, ma tu hai due mamme, ma che figo. E si dicono, ah, ok, per me è normale. Cioè non è che non ha mai dato molte difficoltà, non ha mai dato nessun problema, appunto. Così Federico descrive le sue due mamme e il modo in cui hanno cresciuto lui e i suoi fratelli. Sono state le mamme molto amorevoli, molto presenti, che ci hanno sempre molto tenuto a esserci e poter fare sempre il più possibile per noi. Sicuramente si sono sempre impegnate al 100% per essere il miglior genitore che potessero essere, però quasi anche con il peso di sapere che erano un po' osservate in quanto tale, un po' con la preoccupazione che non potessero sbagliare come genitori, perché chiunque li vedesse li esaminasse non come genitori e basta, ma come genitori omosessuali, e quindi sentendosi il peso di non poter magari sbagliare e poi magari imparare da questi errori. Se fanno un errore sbagliano in quanto coppia omosessuale, non perché qualsiasi genitore sbaglia e può commettere errori. Fino a quando non è stato iscritto nel registro delle trascrizioni del Comune di Milano nel 2017, Federico è stato ufficialmente figlio solo di una delle sue mamme, circostanza che ha creato difficoltà soprattutto burocratiche. Ma spesso la madre non biologica, Elena, ha risolto questi problemi grazie alla comprensione delle persone più che dello Stato. Quindi magari elementari, tecnicamente, se c'era scritto inserire qui il nome della madre che viene a ritirare il figlio o il nome del padre che viene a ritirare il figlio, non avrebbe potuto inserire il proprio nome. Però una volta che è andato a parlare con le maestre delle elementari o più avanti che con medie e liceo, si va a spiegare la situazione familiare, professori, maestre sempre comprensivi, hanno capito la composizione familiare, hanno accettato la cosa e non hanno avuto alcun problema di questo tipo. Altra cosa è magari se si va sul più formale, dove tecnicamente ad esempio durante il Covid, se qualcuno di noi fosse dovuto finire per qualsiasi ragione all'ospedale, soltanto i familiari potevano venire a salutarti, a trovarti, a fare visita. Legalmente mia madre, quella non biologica, non sarebbe dovuta venire a trovarmi. Da figlio di una coppia omogenitoriale, Federico valuta in questo modo la decisione del governo di bloccare le trascrizioni. Sicuramente è una cosa che non fa piacere e fa male, perché ad esempio appunto con il registro delle trascrizioni
finalmente adesso anche l'altra mia mamma è riconosciuta come tale, ma prima di quel momento era un totale estraneo per lo Stato, nonostante fosse a tutti gli effetti mia madre, mi avesse cresciuto, mi avesse amato, si sia presa cura di me fin da piccolo. Senza questo documento per lo Stato potrebbe tranquillamente essere una babysitter che viene ogni tanto tipo a ritirarmi alle elementari. Mia madre biologica avrebbe dovuto magari fare una delega all'altra madre come se non fosse tale. È oggettivamente già così, già quella è mia mamma, ed è giusto che sia riconosciuta come tale, in quanto appena c'è un problema è importante che ci siano dietro dei documenti che attestino che effettivamente lei è mia madre e può prendersi cura di me. Come abbiamo detto, Federico è nato grazie alla fecondazione assistita, ma dopo la sentenza della Cassazione si è discusso molto di gestazione per altri, la pratica di procreazione assistita per cui una donna si assume l'obbligo di provvedere alla gestazione e al parto per conto di un'altra persona o di una coppia a cui verrà poi affidato il nascituro. Questa pratica viene chiamata anche maternità surrogata o utero in affitto. Alice Scaglioni, ci spieghi quali sono le differenze nell'uso dei termini? Partiamo da gestazione per altri, che è il termine più ampio, che indica la forma di procreazione assistita in cui una donna porta avanti la gravidanza per conto di quelli che saranno i genitori del bambino. L'ovulo che le viene impiantato può essere sia di una donatrice terza, sia di quella che è la futura madre, come succede di solito per le donne che non possono portare avanti una gravidanza per motivi medici. In tutti i casi, gli ovuli non sono mai quelli della donna che porta avanti la gravidanza, e che tradotto vuol dire che il bambino che nascerà non ha mai legami genetici con lei. Che cosa si intende dire invece usando il termine maternità surrogata? Maternità surrogata è sostanzialmente un sinonimo di gestazione per altri. La differenza è che si usa il termine maternità anche per indicare la gestazione, mentre quest'ultima, come abbiamo detto, non si lega assolutamente a un'assunzione di responsabilità genitoriale. E per utero in affitto, invece? Il termine utero in affitto viene usato come sinonimo di gestazione per altri, in particolare da chi sostiene che il corpo delle donne sia o teme che possa essere sfruttato attraverso questa pratica. Ha infatti, rispetto a gestazione per altri o maternità surrogata, una connotazione ulteriore, che esprime nel termine in affitto l'idea che il corpo della donna venga usato per trarre profitti o sfruttato economicamente. Ma non è abbastanza largo per includere i casi in cui la gestazione viene eseguita in forma altruistica, ovvero senza un compenso economico e solo con un rimborso spese, come accade per esempio in Canada, dove la GPA retribuita non è legale. Grazie Alice Scaglioni, Elena Tebano e Federico Beppato. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare il link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo.